Tra i segretari di partito candidati alle europee non c'è solo Giorgia Meloni. Sempre a Pescara ha annunciato la sua discesa in campo anche il segretario di Forza Italia Tajani. Ho deciso di candidarmi, dice, perché ritengo giusto che il segretario del partito in questo momento si impegni al massimo anche in campagna elettorale senza nulla togliere alla mia azione da ministro degli esteri. Il ministro che ha partecipato alla presentazione dei candidati abruzzesi alle elezioni europee Antonella Ballone ed Eliseo Iannini ha ricordato il suo bagaglio trentennale di conoscenze, definendolo utile per sostenere in questa campagna elettorale un dibattito che non può essere il dibattito di casa nostra perché, prosegue, oggi serve sì più Europa, ma serve più Italia in Europa. Sono candidati che dovranno portare l'interesse dell'Italia in Europa e essere parte poi di una mediazione, cioè la sintesi europea non può prescindere da quello che è il tema proposto dall'Italia su ogni questione, quindi dobbiamo rinforzare la presenza italiana perché ci siano scelte più equilibrate che non danneggiano l'Italia, ma siano scelte che tengono conto anche dei problemi e delle proposte italiane. Vogliamo rivincere a Pescara, confermare il sindaco Masci, vogliamo vincere in Piemonte, confermare il nostro presidente Cirio, insomma sono tanti candidati, il centrodestra è unito. Ovunque, questa è la dimostrazione che c'è un rispetto grande nei confronti degli elettori. Circa i candidati abruzzesi alle prossime europee. Sono due imprenditori, però fanno anche molto volontariato, cioè noi consideriamo l'impresa come lo strumento migliore per creare lavoro. Il lavoro deve essere non un lavoro povero, noi siamo per il salario ricco. Non abbiamo la stessa visione della sinistra da questo punto di vista e continuiamo a lavorare perché riducendo la pressione fiscale gli imprenditori possono assumere e possono pagare meglio i propri dipendenti. Nel corso della conferenza stampa per la presentazione dei candidati azzurri alle elezioni europee, il coordinatore di Forza Italia Abruzzo, Nazario Pagano, ha affermato: "Sono orgoglioso di aver scelto per la prossima competizione elettorale alle europee di giugno due candidati di grande valore come Antonella Ballone ed Eliseo Iannini. Si tratta di esponenti della società civile che incarnano al meglio i valori sui quali è stata fondata Forza Italia."